Gli uccelli addormentati tra i silenziosi rami per chiamare te. Ho risvegliato i lupi montani, ho appreso alle caverne a riecheggiare invano il nome tuo adorato tutto. Rispose tra me la tua voce, parlami. Ho errato sulla terra e non ho mai trovato a te l'uguale, parlami. T'ho cercato tra le stelle a vanire, ho contemplato il cielo inutilmente senza trovarti mai, parlami. Guarda, i demoni a me attorno hanno pietà di me che non li temo, e ho pietà per te soltanto, parlami. Sdegnata se vuoi, ma parlami, dimmi, non so che cosa, ma io ti senta una volta ancora. Tristo, tristo, ne vero, codesto mitologico dettato sulla miseria della scontenta irrequietudine dell'amore. Groddek precisa essere la copula un surrogato della masturbazione, e non viceversa. E altrove, cito come a memoria, che cos'è un piacere se non un eccitamento del senso di potenza attraverso un ostacolo che in tal modo lo fa gonfiare? Dunque ogni piacere contiene anche dolore. Schopenhauer è solare quando afferma che il sospirare degli innamorati altro non è che il sospiro della specie, il vagito della specie. Gli amanti, giovanissimi e decrepiti, inghirlandano le mani intrecciate stupidissimamente, fissandosi nelle finestrelle chiuse degli occhi, e sofferenti, smaniosi, paiono lamentarsi d'esser loro, quei due nel chissà dove, ed emettono suoni che se fossero in sé non ascriverebbero senz'altro alla propria fonatoria emissione. Ma che, posseduti e stregati da una sorta di arrogante dualità irresponsabile, non indagano a fondo sulla qualità timbrica e tantomeno sulla estraneità di quelle voci, di fuori, appunto, che certamente non possono davvero appartenere al nulla in fregola che reclama, è assurdo, la sua urgenza ad essere messo al mondo. Questi vagiti, suoni, sono del via col vento e basta. Di quei due che già in anticipo soffrono il marcio della procreazione cui sono condannati. Doglie del parto
e stolide strazianti a stanterie paterne, nelle cliniche. Gaude il terzio che no. E non è davvero il buon Dio che certamente non se la sente ad esistere apposta per questo, per combinare scappatelle abortite, indaffarato semmai a rigenerare se stesso da se stesso in quella sua eternità delle fuori tema. Poveri, poveri, poveri innamorati, subiscono la sorte dei due termini nella proposizione grammaticale, congiunti da una copula, rovesciando questa proposizione nella vita vissuta. Ogni maschio in amore, a ben pensarci, meriterebbe la castrazione inflitta ad Abelardo, ridimensionato dal suo furore linguistico a canzonettista erotico, da medieval modista a Farinelli. Leggiamo un breve passo del Mal dei Fiori, il poema che mi ha scritto l'altro anno. Una pagina in cui il corpo affaticato dalla copula se ne lamenta. Anzi che fotta il cor del cor me il dice, ai me fa male al mal, stereti cazza mor caros budite, de massara che pro si stessi semper, vodù sassin de novo, veristate spettaculo deforme a cominciar l'etern, tristo erotico che m'envolve strac, me fa vivere st'amor, il cor mel dise in sogno del tremoto che me scerpa tra un momentino do la sera strizza sta carn de porc sudada il lastasir, ai ai ve imploro, dice il cor, m'ascoltate, e il paradiso è star come se fosse no. Nella frenesia dell'amplesso sciagurato è il corpo, è solo il corpo ad accusare lo stress d'ogni frequentazione amorosa. Ah, l'amore, l'amore facchino, è costante refrain nel Mal dei Fiori. È il corpo che, potendo, chiederebbe soltanto d'essere disindividuato. Invocherebbe una tregua all'eratomane frequentazione ignara dal momento Deleuze che noi siamo e non abbiamo un corpo, anch'esso vittima del linguaggio. Questo corpo non è strumento neutro, è un oggetto balocco del pensiero, è un insaccato di nervi ed ossa, di muscoli e di carne, carne senza concetto, appunto, privo di volontà come di voglie, sensazioni, gusto, visione, udito, olfatto. È in balia del nevrasse che lo asserve, animandolo a proprio talentaccio e dispiacere, tristi prerogative della mente, che guarda caso nel suo inconscio in fondo ad altro non ambisce che a smentirsi, farsi corpo cadavere, regredire all'inorganico, a una pietra, a quel non essere mai stata. Nostalgia delle cose che non sono. E l'abbraccio, l'abbraccio degli amanti, non evidenzia forse il modo e il mezzo di evitare un viso a viso intollerabile? Braccia aperte in la croce a dua, innervata, in coesa ruina eros bindia inimica, carne in la febbre issima, l'abbraccio indu che tremulo bronzo e fuso siccome in cera molle di sagoma che una. Vis a viso, solo in viso è l'amor d'amor, irriso, infranto specchio stretto, a non vedersi gota ganascia stagna che reclina, stringe amor, a evitarsi in vis a viso che non più mai si sdua, stringe a nientar innamorati volti, volti a si star, sconoscersi, scordar, che s'era in prima nella distanza breve di due passi. E il sogno,
che vanisce negli amanti, dagli amici acclamati, nei convegni d'amor che fai stasera. Niente, ti chiamo, ci vediamo troppo, se di lontano certo, dove vuoi, gli occhi chiusi ci vediamo, a più non esserci, com'era prima quando noi non s'era. Nell'equivoco erotico, siccome nel delitto il più perfetto, si copula e si uccide soprattutto perché si sappia. Se no equivarrebbe alla recita di due attori senza pubblico. Ruotano inverse stupide sul giaccio, ai bordi dei morosi le figure d'ero sfoglia, imbestiate, appena schiuse, seppur ansanti infuriano a sfogliarsi, dell'incomode imbello vesti in ferro, dorso a dorso violetti, un po' s'ingrugnano. Intra sé del peccato questo il solo, non esservi presente un qualche amico, fido a testimoniar di loro gesta, che l'amore traruta, doglie se vanno bene, e nessuno codice a nessuno, non è cosa, contenta non si. Il reo non s'appaga d'aver commesso il fattaccio, ma arrogatasi la pretesa paternità della colpa, reclama il proprio nome in locandina e sempre, confesso, in un delizioso raccontino di Edgar Allan Poe, il genio della perversità, un impeccabile austero docente di frenologia coincide con l'assassino, autore d'un delitto perfetto, meditato per settimane e mesi. Sono al sicuro, sono al sicuro, sono al sicuro, si ripete. Questa tanto piacevole sensazione si converte via via in una giaculatoria da incubo. Sono al sicuro, sono al sicuro, sono al sicuro, sì, a meno che non sia così cretino da farne io stesso completa confessione. E difatti lo grida ai quattro venti. Se non esisti, sei autore responsabile d'un bel niente, e tuttavia sei condannato a dirlo, questo niente. È così che attorno a un crimine si apre sempre una affollatissima asta di candidature estranee al fatto, di gente già pentita di non averlo commesso. Si uccide appunto per poterlo raccontare. Al di là di ogni principio di piacere, l'assassino cede comunque alla tentazione dell'asino, recitare da asino, per essere attendibile come assassino. Un delitto inconfessato è un delitto mai accaduto. Il geniale cretino perverso fa di tutto perché lo si sospetti. La sua vanità arrequia solo una volta per tutte se riconosciuto, a costo della galera e del patibolo. A non volerti, misera, non deve specchiarsi in te la povertà dell'amore. Friedrich Hölderlin. Questo dramma per me non è nulla. L'ho concepito e vi ho lavorato fra repellenti, preoccupazioni domestiche. Thank you.
Ti ricordi, una volta eri solo, ti svegliavi, prendevi il caffè nella stanza disfatta, senza fare toilette, ti rovesciavi nella tua poltrona, soffocato di noia, sognavi guardando il letto, una che mi adorasse, l'uno per l'altro insieme, lei sola al mondo. Sarebbe sbiancata, si darebbe d'attorno, mi occuperei della sua toilette, l'asciugherei, pettinerei senza farle male, le allaccerei il corsetto, la vestirei di chiaro, da gita in barca. E sognerei sì che una volta laggiù, invece di goderne, sognerei finalmente d'essere solo. Solo prendere un treno. Visitare gli amici, i caffè, osservare i passanti, persi. Persi. Se amore nel suo scontro irreciproco, cioè la copula squassa, delude, annienta i corpi stracci dei due vanamanti, si mostra ancora più spietato nell'esercizio della finamor. Questo eufemismo scellerato, se nella filologia romanza trobadorica, e tanto peggio detto appunto amor cortese, dove la sospensione categorica dell'erotismo fisico è prescritta in ogni sua declinazione, ritualmente soppiantata dall'insistito unilaterale corteggiamento in voce. Privilegio patronale esclusivo del cavaliere amante. Bell'espediente questo che risparmiava al maschio le fatiche del coito trasudato, fastidiando e non poco la dama tramutata in mero ascolto, letteralmente trascurata nelle sue più naturali esigenze fisiologiche, così ferocemente frastornata dalla tetragona devozione lirica tributatale. E non finisce qui, che se la malcapitata castellana si sottraeva a tanta scortesia innamorata, ecco che il suo signore trasumanava in Madonna, quel suo figlio profano oggetto erotico. Ormai così incolmabile la distanza, campato il tutto in aria. Come tra cielo e terra, questi signori dell'amor parlato, inalberati a cavallo contro le mani tanto di specchio, preferivano farsi crociati piuttosto che restar lì a starsene zitti. Meglio votati ai rischi del divino amore che rifiutati servi dell'amor parlato. E nella grande mistica, l'amore per il prossimo è comunque associato a una forma di irrequietudine peccaminosa. L'amor sospetto in Angela da Foligno è in Maddalena dei Pazzi addirittura elevato all'amor morto e per di più riferito a Dio. L'ultimo amore è l'amore morto, il quale non desidera, non vuole, non brama e non cerca cosa nessuna, però che l'anima che possiede questo amore per la morta relassazione che ha fatta di sé in Dio non desidera conoscerlo, intenderlo né gustarlo, nulla vuole, nulla sa e nulla vuole potere, vivendo al tutto siccome morta. L'eros facchino ha tregua nel suo rovescio, costituito dal porno, che per sgomberare il campo dagli equivoci sarà preferibile definire osceno, dall'etimo fuori scena. L'osceno è per definizione l'eccesso del desiderio, una volta si intende sacrificato, svilito, immolato Eros.
siccome e gira, gira, ferma qui a noi d'accanto, su il perno il suo, una giostra di ciuchi in cartapesta, che si dondolano immoti e vanno, vanno, in chissà dove infanzia allontanata del vano, suo non più che fu mai, me stanno, stanno e vanno, mai dipartiti, in non tornar mai più. E quanto pur muovendosi si sta, annichilito come l'amore morto, il, tra virgolette, rapporto osceno e la relazione mancata tra soggetto e oggetto. E l'orgasmo non sollecitato da nessun desiderio, da nessun vitalismo, voglia, prerogative dell'ansia erotica queste. Nella irreciproca situazione oscena, i corpi se ne stanno come cose. Oggettità pietrificata, ma presente alla mente come un altrove, una irriflessa sovracoscienza incantata. Le posture e i gesti somigliano le smorfie involontarie come evocate da una meccanica automatica, come se qualsivoglia occasione porno fosse spiata da un occhio estraneo, intestimoniabile, assolutamente altro dall'orgasmo proprio delle estasi mistiche di cui il soggetto oggetto sa un bel niente, mai presente a se stesso, nel suo oblio. Il non amore osceno somiglia il ricordare le cose che non sono, le cose sole, queste, indimenticabili. Siamo fuor del marcire dentro un sacco, morente assenza resti di che mai fu in provincia, la stessa che ritorna turna nettre in tournée poveri guitti, babalbutiti in vuota scena da Nostra Donna Maria, insignificanza, in dove ce ne non stiamo più, non stiamo e tamo in letto, né se d'altrui cadaveri inventato. L'hanno portato, chi l'aveva una volta mai l'amata, se non a mo' di tazza sul comò, tepida oscena dura, a mo' di smalto, busto tronco, sensuato, me di bambola, educato in androide, sì così, si sta in così, e c'è femmina che no. Distaccata me pronta, lontanata chissà, per s'avvicina l'altra mano, toccami qui dove più non duole il no del corpo stare in fare il morto. Che ragazza è ragazza e cosa spoglia nella sera dall'ombra accarezzata, nella carezza ombrata dalla notte, in dell'incanto sole del meriggio domestico, claustrato d'arabeschi divini evanescenti alle marine pareti della stanza in divenir. Che ragazza e ragazza sperso arredo in dettagli, in apparir disparso dentro vano che d'intimo discreto, in mai scordata, l'hanno portata via, l'hanno portata, ma il tutto che mai stato. E poi, fini.